Secondo quarto della gara tra Libertas Saltamura ed Edil Frata. Nardò si riparte con i nerettini avanti di 9 lunghezze, 13 a 22 dopo il primo quarto di gara. Il fallo in attacco per Chirico dovrebbe essere almeno il secondo per lui. C'è da sottolineare che è arrivato a seguito della squadra neretina anche qualche tifoso da Nardò, presenze che possiamo stimare così a occhio in una trentina di persone. Probabilmente avranno raggiunto Altamura con auto private, forse non abbastanza persone per riempire un pullman. Discreta anche la presenza dei tifosi altamurani, anche se non c'è il pubblico delle grandi occasioni. De Bartolo prova a liberarsi, riparte De Bartolo, non la da fare, poi recupera alla grande Perrucci, fermato c'è Barozzi e al terzo tentativo Altamura va a segno, terzo tentativo consecutivo per Domenico Barozzi, sono 4 punti per Altamura, 15, mentre è rimasto per terra Maietta che si rialza a fatica. Ecco la regia di Donato Lorusso che va ad inquadrarlo, zoppica ancora in maniera vistosa Gianluca Maietta. Nel primo periodo miglior realizzatore italiano in campo con 6 punti, meglio di lui solo l'americano Denzel Johnson che ne ha messi a segno 9. Però per quello che abbiamo potuto vedere nel primo quarto, questo Johnson sta mantenendo fede a quelle che erano le aspettative. Intanto entra in campo, sentite scroscianti gli applausi del pubblico, il capitano Andrea Fui prova a stringere i denti. 2 giorni dopo aver annunciato il ritiro prova a dire no. Azione degli ospiti, il tentativo da 3, corto, può recuperare Radovic, riparte il mago, migliore in campo dei biancorossi nel primo tempo, serve Barozzi, lo scarico per Perrucci, Perrucci salta 2 avversari e l'assist, sfugge la palla a Radovic, Barozzi, ancora Radovic, canestro, fallo. Grande giocata di Barozzi che ha strappato la palla dalle mani di 3 avversari. E poi il capolavoro di Radovic che nonostante il fallo è riuscito a mettere dentro. Canestro, tiro libero supplementare per lui. Finora 5 punti dalla lunetta, 1 su 2. Abbiamo detto nel primo periodo sono state le triple a fare la differenza, Radovic non perdona, 6 punti. Perché nei tiri liberi Altamura ha tirato meglio, 3 su 4, adesso è a 4 su 5 contro solo 1 su 5 per Nardò. Altamura meglio anche dal campo, Nardò però grazie alle 3 triple ha scavato i 9 punti di differenza. Con cui si è andati al primo intervallo, palla contesa, la freccia dice Altamura. E quindi biancorossi che sotto di 4 lunghezze, 18 a 22, possono attaccare per limare ulteriormente il margine. Primi 100 secondi del secondo periodo assolutamente da incorniciare. Un parziale di 5 a 0 che ha permesso all'Altamura di tornare da meno 9 a meno 4. Altamura che non è mai stata in vantaggio in questa partita. In realtà l'unica parità è stata sullo 0 a 0, rotta subito dalla tripla di Martino. A quel punto Altamura non è più riuscita a raggiungere i neretini, arrivando vicinissima solo sul 2 a 3. Tanto De Bartolo
Finta il tiro da tre, poggia su Perrucci, parte Perrucci, pallone che gli sfugge via. Probabilmente c'è stata un'azione di disturbo, comunque regolare ai suoi danni. Sta di fatto che Perrucci non è riuscito a controllare. Enardo riparte. De Bartolo riesce a difendere, poi la penetrazione con la grande stoppata di Erbarozzi. Perrucci, Fui, Radovic, De Bartolo, parte De Bartolo, parte De Bartolo. Non riesce a portare a casa solo il fallo. De Bartolo ancora a digiuno quest'oggi. Speriamo che sfrutti questi due tiri liberi per smuovere lo zero nella casella dei punti segnati, sbloccarsi, magari anche psicologicamente, cercando poi di dare un apporto ancora maggiore all'Altamura. Buono il primo tentativo di De Bartolo. Vincente anche il secondo, quasi senza toccare il ferro. 2 su 2 per Vincenzo De Bartolo. Altamura che tira bene, 6 su 7, e si riporta a meno 2, 20 a 22. Ancora gran difesa dei biancorossi. Nerettini che faticano a trovare lo spazio per andare al tiro, lo fanno adesso e lo trovano con la solita tripla, questa volta di Polonara. 4 triple di 4 giocatori diversi. Consentono a Nardò di essere a più 5. Radovic prova a inventarsene un'altra e mette dentro il 22 a 25. 8 punti per Miloš, che supera anche Maietta. Davanti c'è solo Denzel Washington, scusate, Denzel Jones. È un lapsus che viene anche facile. Non è che Denzel da queste latitudini sia un nome di battesimo così comune. Ancora l'azione degli ospiti. Stella corta la sua conclusione. De Bartolo può ripartire. Serve Perrucci, aggira il suo avversario e mette dentro il meno 1, 24 a 25. Era dal 2 a 3 che Altamura non era ad una sola lunghezza. Danardo azione dei Nerettini, tentativo di Stella, non va, poi ancora Stella, succede di tutto sotto canestro, ma la palla non entra. Quattro minuti e solo una tripla per Nardò. Altamura ha messo a segno 11 punti contro i 13 messi a segno nell'intero primo periodo. E c'è finalmente il primo time out. Saranno contenti i nostri sponsor. Partiamo dal Goldbet di Paolo Ferrulli in via Monterosa ad Altamura. Salutiamo poi lo studio del dottor Genovese, che si occupa invece di consulenza per condomini e gestione amministrativa degli stessi. Beh sì, già che ci siamo, facciamoci un passaggio sulle panchine, poi nel prossimo giro saluteremo gli altri sponsor. Quattro minuti giocati esatti nel secondo quarto, parziale in questo quarto di 11 a 3 per Altamura, che è salita a solo una lunghezza. Manardo è in lunetta con il tentativo di Mauro Stella.
aveva 0 su 2 Stella prima di questa serie, 0 su 3 adesso. È 0 su 4. Fui recupera il pallone. Molto male Nardone i tiri liberi, solo 1 su 7. Percentuale da 3 Genda. Azione di Perrucci. Barozzi per il primo vantaggio. 26 a 25. E dopo quasi 15 minuti l'inseguimento, partito anche da meno 9, trova coronamento. Libertas per la prima volta in vantaggio. Nardò dovrà sudare per portare a casa questi due punti, come da pronostico. Altamura però vuol vendere cara la pelle. Fui, Barozzi, la palla per De Bartolo, gira su Perrucci, prova da tre, il ferro dice no, peccato. Ripartono i neretini. Scolliniamo intanto la metà del secondo quarto, il tentativo da tre, questa volta il ferro è loro, la rimessa è altamurana. Molto buona la copertura di Perrucci. È un Altamura che ci sta piacendo per la voglia di soffrire, la dedizione che ci stanno mettendo i ragazzi. Certo, dall'altra parte c'è una formazione più forte e forte di una panchina più lunga. Altamura con il cuore del capitano, tra gli altri, Andrea Fui. Lo scambio con Radovic, parte, scarica, Barozzi, ancora Fui, prova. E la mette! La mette! La tripla del capitano per il 29 a 25. Due giorni fa questo era un ex atleta. Adesso c'è il fallo in attacco. Due giorni fa, 48 ore fa, forse 50, visto l'orario, Andrea Fui era ufficialmente un ex atleta. Adesso torna lui in campo, la squadra si ritrova e già che c'è, dopo aver recuperato un paio di rimbalzi preziosi in difesa, si toglie anche lo sfizio di ricordare un po' a tutti che con il tiro anche da tre ci sa fare. 29 a 25, la carica del capitano. Adesso è Radovic. Perrucci. Serve Radovic ancora. Ancora Radovic. La conclusione è corta. Il tentativo degli ospiti. Il gancio vincente per Polonara. 9 punti per lui. Ma Altamura attacca dal più 2. 29 a 27. Credeteci, meno di 7 minuti fa. Ci voleva davvero tanto ottimismo per immaginarsi uno scenario del genere. Il fallo di 3 secondi per Barozzi, o meglio, l'infrazione. Ripartono i neretini con Stella. L'assist di Stella per il pareggio. Sigrato da Valerio Polonara, che è il primo giocatore a salire in doppia cifra. 11 punti, il 29 a 29 è suo. Radovic, De Bartolo, manda a spasso il primo avversario, poi tira fuori il mirino e rilancia l'Altamura a più 3. 32 a 29. Lo avevamo detto, De Bartolo poteva ritrovare fiducia con quel giro in lunetta. E infatti è arrivata anche la prima tripla. Siamo 32 a 29. Quando mancano 160 secondi all'intervallo lungo.
dopo 7 minuti e 20 di grande basket, Andrea Fui torna in panchina. La sua nuova carriera, visto che l'altra è finita praticamente due giorni fa, prevede che probabilmente dovrà essere gestito, centellinato. Johnson riporta subito Nardò a meno uno. Radovic per Perrucci, Maietta, ancora Perrucci, Radovic, parte Radovic. Il blocco falloso per il numero 5, Michele Dell'Anna, primo fallo per lui. Certo che Nardò, chiunque faccia alzare dalla panchina, sembra un giocatore, non dico navigato, ma sicuramente tutto tranne che inesperto. Altamura in panchina ha tre ragazzini. Radovic per Barozzi, prova la tripla! La tripla di Erbarozzi! 35 a 31 e attenzione! C'è una frase famosa: se Barozzi comincia a mettere le triple, puntini di sospensione, il resto scrivetelo voi. Intanto sul campo sarà scritto fra 21 minuti e 53 secondi. Per il momento 35, Liberta Saltamura 31. Ed il frate Nardò. Regia inquadra il servizio di asciugatura parquet. Sullo sfondo si è visto anche il vivace modo di Oliva di trasmettere la carica ai suoi. In lunetta Mauro Stella. E dopo quattro errori al quinto tentativo fa centro. 2 su 8 per Nardò. 2 su 9. Stella 1 su 6. Altamura che attacca dal più 3. De Bartolo. Ultimi 100 secondi prima dell'intervallo lungo. Maietta! Maietta! La tripla anche per Maietta. 38 a 32. Altamura se ne va a più 6. Johnson non va. 4 triple altamurane e questa volta la situazione si ribalta. Radovic per Maietta, a traino Perrucci, sbaglia ancora lui, 3 su di lui, mette fuori Radovic. Parte Radovic, questa volta la magia non riesce. Ultimo minuto del secondo quarto, non riesce neanche a Nardò. Altamura che può ripartire, si gioca quasi senza schemi. All'arma bianca, Radovic non va, poi Maietta, fallo brutto. I Dell'Anna. Infatti fallo grave. L'impressione è che Dell'Anna non è che volesse fare male, però sicuramente gli estremi per il fallo grave c'erano tutti. E allora noi facciamo l'ultimo giro negli sponsor per questo secondo periodo. Abbiamo visto intanto la panoramica inquadrata dalla regia. Ora torniamo sulla Cobar. Costruzioni Barozzi, di cui vi ricordiamo in via Montepollino numero 3 la sede legale. Salutiamo anche il gruppo Gedi, di cui vi ricordiamo l'indirizzo internet www.gruppogedi.it. E chiudiamo con l'impresa di costruzioni dei fratelli Tesoro. Queste ultime tre, questo a livello di sponsor è un po' l'angolo dei costruttori, tutte imprese edili. Tutto pronto intanto per gli ultimi 46 secondi, 17 centesimi di questo secondo quarto. La Libertas è in vantaggio, 38 a 32.
sull'Edil Frata Nardò, un risultato inatteso in sede di pronostico e ancor più inatteso, imprevedibile, dopo il primo periodo chiuso con i neretini avanti 13-22, ma il parziale di questo secondo quarto per il momento recita 25-10. Di Altamura dal meno 9, risalita più 6, Maietta. Vediamo se la regia riesce a mostrarcelo anche nella ripresa soggettiva da dietro il canestro. Una delle novità concepite nella mente comunque di grande appassionato del nostro regista Donato Berluco. Poi insomma, si sa che ci sono due ingredienti fondamentali per il giornalismo sportivo: passione e competenza. Sono poi gli ingredienti che fanno la differenza. Maietta in lunetta e sbaglia il primo. Mette dentro il secondo. Massimo vantaggio Altamura, primo giocatore biancorosso in doppia cifra, Gianluca Maietta. Altamura comunque 7 su 9 della lunetta, non male. Ancora rimessa per i biancorossi. Nardò tradito dalla foga. Altamura che attacca dal più 7, Perrucci. Maietta, ancora Perrucci. Radovic. Ci saranno 11 secondi di differenziale. Radovic per il 41-32. 10 punti anche per Miloš Radovic. Ultimi 6 secondi. Johnson giocherà a fil di sirena. Johnson prova. Sbaglia, finisce qui. Un grandissimo secondo quarto. Un secondo quarto con una Libertas da sogno. Da sogno. Un parziale che la dice lunga, 28 per la Libertas Altamura, 10 per l'Edil Frata Nardò, e a metà partita si va negli spogliatoi con la Libertas Altamura avanti di 9 punti, 41-32. Per il momento è tutto, dopo la pubblicità tornate con noi per le emozioni della seconda metà gara.